celebriamo l'Eucaristia vigiliare nell'ultima domenica dopo l'Epifania, detta del perdono. Al centro delle letture di questa domenica sta la contemplazione dell'amore misericordioso di Dio, che perdona a cuore aperto tutti coloro che vogliono ricominciare da capo la loro vita. Ce lo ricorda in particolare la parabola del Padre misericordioso, storia di una famiglia, di una casa, delle cose che accadono nelle nostre famiglie e nelle nostre case, una rivelazione di Dio. Con questa Eucaristia iniziamo la nostra domenica, memoria della risurrezione di Gesù, il crocifisso risorto. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Chi mi segue ha già vinto le tenebre per una strada sicura cammina. Egli avrà la luce della vita, dice il Signore. Se custodirà la mia parola, non gusterà la morte. Egli avrà la luce della vita, dice il Signore. Chi mi segue ha già vinto le tenebre strada sicura cammina, egli avrà la luce della vita, dice il Signore. O Dio, creatore di tutto, che guidi il cammino del cielo, il giorno rivesti di luce e il sonno propizia la notte, ristora le membra in riposo, sollievo per nuova fatica, rinfranca gli animi stanchi, sciogliendo tristezze e affanni, si placa il lavoro del giorno e scende il vespero oscuro, ricolmi di ogni tuo dono, a te nella sera inneggiamo, te canti il profondo dell'essere, te celebri lieta la voce, fedele il cuore ti cerchi e chiara ti adori la mente. E quando discesa la notte sarà soffocata ogni luce, accesa rimanga la fede, rischiari le ombre dell'uomo. Lo Spirito vigili sempre e sia la colpa a dormire, freschezza di puri pensieri, nel sonno accompagni la mente. Il Cristo e il Padre preghiamo, lo Spirito luce del mondo, unico e trino Signore, benevolo e fondi il tuo amore. Restando in piedi, declamiamo il responsorio che si trova subito dopo l'inno. Abbiamo peccato, abbiamo operato da malvagi,
ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti. Porgi l'orecchio, mio Dio, ascolta e perdona. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, che hanno parlato in tuo nome. Porgi l'orecchio, mio Dio, ascolta e perdona. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Annuncio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo, secondo Luca. In quello stesso giorno, mentre gli undici e gli altri che erano con loro parlavano di queste cose, il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». E dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di queste cose voi siete testimoni». Cristo Signore risorto. Rendiamo grazie a Dio. Dio sia benedetto che ci ha rigenerati a una viva speranza mediante la risurrezione di Gesù dai morti. Alleluia! Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Mediante la risurrezione di Gesù dai morti. Alleluia! Concedi, o Dio onnipotente, che la speranza accesa in noi dal mistero pasquale raggiunga il suo pieno compimento per la forza che ci viene dalla gloria di Cristo risorto, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
preghiamo. O Dio, certezza e forza di chi spera in te, ascolta la nostra preghiera. Concedi l'aiuto della tua grazia alla debolezza umana, che senza di te non può nulla, perché possiamo piacerti con la fedeltà alla tua legge, nelle intenzioni e nelle opere. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. La parola profetica ci guidi a salvezza. Lettura del profeta Osea. Il Signore disse a Osea: la loro madre ha detto: seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò, ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverà i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d'argento e d'oro che hanno usato per Baal. Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo e acclamiamo al Signore. Parola di vita. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, il Signore Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre,
dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò il collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Beh, ci basterebbero queste due pagine. Tutto il resto della Bibbia che precede, delle pagine evangeliche e delle riflessioni del Nuovo Testamento che seguono, sono un commento. Chi è il nostro Dio? È bello che nel rito ambrosiano abbiamo queste due domeniche che vogliono riprendere la tradizione antica delle domeniche di preparazione alla Quaresima, sessagesima, quinquagesima, per arrivare appunto alla Quaresima preparati già, diciamo, in allenamento per il periodo quaresimale. E difatti in questo tempo si faceva tanto per prepararsi alla Quaresima, tanto da levare i cibi più succulenti, più solidi, come la carne, per prepararsi al digiuno quaresimale. Poi oggi la vita è un po' diversa, quello che era il levare la carne è rimasto soltanto come nome, carnevale, che è ben altra cosa. Però questa liturgia, la scorsa domenica, centrando l'attenzione sull'indulgenza di Dio, sulla sua clemenza, sì, perché indulgenza non è qualcosa che facciamo noi, l'indulgenza è di Dio nei nostri confronti. E quest'oggi, puntando l'attenzione sul perdono di Dio come il dono più grande, più pieno di cui noi abbiamo bisogno, vogliamo davvero prepararci a questa Quaresima che prepara noi stessi poi a celebrare la Pasqua del Signore Gesù. Leggendo questa parabola avete senz'altro pensato anche voi a quella tela di Rembrandt, Armanson van Rijn, grande pittore olandese del XVII secolo, che scrisse una tela davvero unica, dedicata al Padre Misericordioso. La tela si trova al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo oggi. Proprio il Padre Misericordioso al centro di quella tela, andate a vederla se avete la possibilità, sul sito internet si trova in molte pagine. La scena rappresenta la conclusione della parabola. C'è il figlio il prodigo di spalle tornato a casa, inginocchiato davanti al padre, tutto logoro, un piede scalzo, l'altro con un sandalo tutto rovinato. Il padre lo accoglie con gesto amorevole, quasi protettivo. Sulla destra un personaggio che normalmente viene identificato col figlio maggiore, che guarda impettito, ma soprattutto senza capire quanto sta accadendo. E sullo sfondo volutamente figure non identificate, quasi uno sfondo. Ma il particolare più importante di questa luce, che sembra voler illuminare soltanto il padre, il figlio ritornato, l'altro che non capisce, il particolare più importante di tutto questo sono le due mani del padre appoggiate sulle spalle del figlio tornato a casa. Se si osservano bene, si vede subito che non sono uguali. La mano destra è femminile, la mano sinistra è maschile. Quasi a dire che Dio è irrappresentabile nella sua misericordia, e se diciamo il Padre misericordioso,
non dobbiamo dimenticare l'aspetto materno di Dio, perché Lui è tutto e al di là di tutto. E poi un altro particolare notevole: gli occhi del Padre sono occhi di cieco, di chi non vede. Il Padre sembra aver consumato i suoi occhi nel pianto, ma è soprattutto un Padre che attende, che non guarda in faccia nessuno. A Lui una parola e un gesto per esplicitare la novità di quanto sta accadendo. Ecco, questa parabola di Gesù dice tutta la novità che il profeta Osea, con altro linguaggio, aveva già anticipato pensando al rapporto di alleanza tra Adonai, il Dio dell'Esodo, e Israele, il popolo liberato dall'Egitto. Il simbolo di patto nuziale attraversa la pagina di Osea. Non è la sola simbologia usata nel libro di Osea, ma nel capitolo secondo è la predominante simbologia. Poi, quasi a simmetria, verso la fine del libro, nel capitolo undicesimo, vi è tutta la simbologia paterno-materna di Dio, perché anche lì il profeta, da autentico profeta, sa che ogni rappresentazione che parte dalla esperienza umana e diventa simbolo per parlare di Dio è solo un tentativo di saltare oltre la realtà umana per capire chi è veramente quel Dio irrappresentabile, irriducibile, innominabile. E difatti la pagina di Osea che abbiamo in parte ascoltato, perché è stata tagliata in maniera eccessiva, da tanto da non capire bene l'insieme della pagina, vi prego di andare a leggere tutto il capitolo secondo, almeno a partire dal versetto quarto, perché i primi tre versetti sono aggiunti dopo il tempo di Osea per applicare anche a Giuda quanto il profeta del regno del nord aveva anticipato. E abbiamo in un totale 7 quadri, in realtà due parti ben distinte: la parte del fallimento, perché i figli, che sono Israele stesso, sono invitati ad accusare la madre, Israele, di prostituzione, un linguaggio molto comune nell'VIII secolo per parlare dell'idolatria e del darsi ad altre divinità, ma è appunto l'esperienza del fallimento umano, di un patto nuziale umano che viene presa come possibilità per far capire che cosa sta accadendo tra Adonai e Israele. Ebbene, in questa prima parte di fallimento vi sono tre oracoli collegati l'uno all'altro, un primo tentativo introdotto proprio con "perciò" chiude già la parte di accusa. L'accusa più grande è non aver capito, Israele, da chi proveniva la ricchezza e il bene, e soprattutto aver confuso tutti i doni della terra di Israele come fossero dovuti alle divinità cananaiche. È Dio che dona il suo bene. E poi due volte è ripetuto "perciò". La prima volta, appunto, l'abbiamo sentito con l'intenzione di impedire a Israele di raggiungere i suoi amanti. Chissà mai che in questo modo possa capire e ritornare al suo marito di prima, perché
non avendo capito da dove venivano i doni ricevuti, usati invece per i vari Baal. Baal, cioè signore, padrone, era il nome della divinità più attiva nel pantheon cananaico. Questo era soltanto una parvenza di quello che era la vita reale. Non capiva che il dono veniva da Dio. E il primo perciò, sbarrare la strada per creare una condizione di pentimento, chissà mai che capisca. E poi ancora c'è un altro perciò, perché è necessario che finiscano tutte le feste e tutti i vari culti. Noi non abbiamo letto quella parte, l'abbiamo saltata, ma è un altro perciò importante, perché quando inizia poi la parte della riconciliazione, dell'innamoramento rinnovato, non da parte di Israele, ma da parte di Dio, allora ci aspetteremo ancora una minaccia, un castigo, visto che per due volte era già risuonato quel minaccioso perciò, ecco. E invece la terza volta questo perciò, ecco, diventa l'introduzione alla impossibile realtà umana. Perciò, ecco, dice il Signore stesso, io la sedurrò di nuovo, la condurrò ancora nel deserto e parlerò sul suo cuore, gesto di intimità, non di interlocuzione. Io le renderò le sue vigne e trasformerò questa valle che porta un nome di per sé minaccioso, sterile, Acor, una valle secca, la trasformerò invece in una valle di piena fecondità, porta di speranza addirittura. E là Israele, dopo questo innamoramento portato avanti da Dio, allora Israele risponderà come all'inizio della storia, appena uscita dal paese d'Egitto. E poi, dopo questo primo oracolo, ne abbiamo un altro che riguarda il nome. Non lo chiamerà più Baal, mio padrone, mio Dio anche, perché Baal era la divinità stessa. Non si chiamerà più così. Diventerà invece un altro nome, Ishi, cioè marito mio, un sinonimo in realtà di Baalì, ma un sinonimo che è un nuovo nome, un nuovo rapporto. E poi ancora un nuovo patto. E notate l'intreccio di elementi. Qui si vuol dire quali siano i doni che non lo sposo, non la sposa, ma lo sposo stesso porta per la sposa. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nella chesed, amore, misericordia, nella benevolenza. Ti farò mia sposa, è la terza volta, nella fedeltà. E la risposta davanti a questi doni che vengono da Dio non potrà che essere la pienezza dell'amore. Tu conoscerai Adonai. Il verbo è volutamente usato dal profeta, perché al suo tempo questo verbo non era usato solo per la conoscenza intellettuale, ma era invece usato anche per il rapporto amoroso, per il rapporto coniugale. La conoscenza piena arriva fino alla comunione di vita.
E poi un'altra parte ancora, compimento del settimo elemento, una nuova fecondità, un nuovo dialogo tra il cielo e la terra, tra Adonai e Israele, fra la vicenda di Israele e la valle di Israele, la più feconda del territorio del regno del nord, perché tutto questo sarà il dono portato da Dio. Andate a rileggere questa pagina, che è davvero un manuale della conoscenza di Dio. Dio è così. E se noi riusciamo a riesprimere attraverso i gesti di Gesù, attraverso la sua predicazione, attraverso la sua decisione di morire in croce per amore, per donarci il perdono che Dio da sempre aveva promesso radicalmente a Israele, allora riusciremo a capire, a vivere anche la nostra testimonianza oggi. Perché noi abbiamo bisogno di dire a coloro che non sono fedeli, a coloro che non credono nel Dio di Gesù e nemmeno hanno mai aperto la Bibbia, abbiamo bisogno di dire che la visione del mondo non poggia né sulla nostra intelligenza né sulla nostra capacità, ma sulla gratuità pura di un amore donato da Dio in modo inaudito. Noi contempliamo questo dono nella croce del Signore Gesù. Lo chiamiamo perdono perché è il dono più grande che si possa fare, e ai piedi appunto della croce siamo anche noi con le braccia aperte e sappiamo che dall'altra parte c'è un Padre, il Dio eterno, il Creatore e Signore degli universi, che ci dice: facciamo festa perché questo mio figlio che era perduto è stato ritrovato, questo figlio che se n'era andato è ritornato ad abbracciare il Padre. Questa sarà la nostra Pasqua. Fratelli e sorelle, eleviamo con fiducia le nostre intercessioni a Dio, Padre di misericordia infinita. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, fedele alla sua missione nel mondo, mostri a ogni uomo la tenerezza e la dolcezza del tuo volto, ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per la società civile, superando l'indifferenza del nostro tempo, sappia farsi voce dei diritti dei più deboli e bisognosi. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per le famiglie, riscoprano la domenica come tempo prezioso per la propria esperienza spirituale e vivano quotidianamente una piena comunione di fede e di amore. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono.
per noi tutti. Rinnovati dal tuo perdono, sappiamo rendere ragione della speranza che abbiamo ricevuto. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. O Dio, che ci hai rivelato di voler abitare in chi è retto e sincero, donaci la sete di verità e di giustizia che fa della nostra vita e del nostro cuore il tempio della divina presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Scambiamoci un segno di pace. Che cosa c'era nel cuore del padre e nel cuore di quei due figli? Lo si comprende dalle parole e dai gesti compiuti. I figli considerano il padre come un padre padrone che limita la loro libertà. Il padre non chiude la porta, rispetta la loro libertà, ma soprattutto permette di ricominciare da capo. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Amen. E ora acclamiamo il simbolo della nostra fede. Questa è la fede. Questa è la fede della Chiesa, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Accetta, o Dio misericordioso, le offerte che ti consacriamo e concedi che siano per noi sicuro e perenne sostegno.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Rendere grazie sempre qui e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza della vita. Ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo d'amore con la famiglia umana, così saldo che nulla potrà essere infranto. Anche a noi offri tempi di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente a te e aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio ai fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo anche noi perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli.
mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé, nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Mario. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi, con i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuove creature, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo, vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siamo oppressi dai nostri peccati, che il Signore ci tratti secondo la sua misericordia e li allontani da noi.
Cantiamo con gioia rinnovata la preghiera che Gesù ci ha insegnato, perché ci ha indicato il nome di Dio, quello di padre e madre, perché ci ha mostrato qual è il suo disegno pieno per donarci e perché ci ha resi figli nel figlio Gesù. Insieme, dunque, con voce di gioia, cantiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Recitiamo insieme l'antifona alla comunione. Scorre la vita e i nostri giorni volgono alla fine. Finché ci è dato tempo, leviamoci a dar lode a Cristo Signore. Teniamo accese le lampade, perché il giudice dell'universo sta per giudicare tutte le genti.
Nel rotolo del profeta Osea leggiamo: «E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo, ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israel». A ciascuno di noi è chiesto di contribuire al riaccendersi di armonie tra gli umani e di ritornare a Dio, al calore della casa, alla festa di un banchetto dove salvo e sacro è il volto di ciascuna persona. Ci alziamo e concludiamo la preghiera dei Vespri con il cantico della Beata Vergine. Come aveva promesso ai nostri padri, Iddio potente, grande nell'amore, ha donato al suo popolo, che implora nell'angustia sicurezza di spirito e conforto. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia magnifica il Signore. Come aveva promesso ai nostri padri, Iddio potente, grande nell'amore, ha donato al suo popolo, che implora nell'angustia, sicurezza di spirito e conforto. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio Padre Santo, che ci hai saziato col pane di vita, serbaci nel canto della tua lode e portaci a eterna salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Buona domenica a tutti, buona domenica di Carnevale. La prossima settimana saremo qui già ad anticipare quello che nel rito ambrosiano è l'inizio della Quaresima in capite quadragesime, cioè la sera della domenica.
sarebbe la sera della prima domenica di Quaresima, l'inizio della nostra Quaresima ambrosiana, proprio perché era pensata un tempo unico di digiuno continuato dalla sera della prima domenica fino al triduo sacro escluso. Il triduo aveva da sempre una sua legislazione anche di comportamento. In ogni modo saremo qui ad iniziare il tempo quaresimale e quindi a vivere questa preparazione alla Pasqua, che è la celebrazione centrale di ogni nostra liturgia. È vero, ogni domenica è Pasqua e noi lo sottolineiamo ripetendo l'annuncio pasquale all'inizio della domenica, però la celebrazione per eccellenza è la Pasqua annuale. Per questo essa merita un tempo di preparazione debito nell'ascolto della parola, nella carità vissuta quotidianamente, nell'incontro con le persone che ci stanno accanto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.